Nel corso degli interventi di restauro monumentale promossi dalla Curia di Prato nella primavera del 1997, sono iniziati i lavori di scavo di una trincea che ha circondato l'intero complesso, eseguita allo scopo di regimentare le acque superficiali. Si è creata così l'occasione di esplorare e documentare quanto della badia era rimasto celato nel sottosuolo. Nell'area retrostante la badia sono venute in luce una serie di strutture murarie, alcune delle quali imponenti, che dovevano costituire parti delle opere di recinzione e fortificazione che protessero il monastero fino all'inizio del XV secolo, come dimostrano i frammenti di vasellame recuperati. Nella zona un tempo adibita ad orto si può seguire ancora l'antico sistema fognario risalente al periodo rinascimentale. Questo, proseguendo fino in piazza Firenzuola, garantiva il deflusso delle acque piovane sempre molto abbondanti, data la particolare posizione della badia costruita su un declivio naturale. Nell'area antistante la chiesa, la trincea ha permesso di rilevare l'esistenza di una vasta necropoli, con tombe in fossa terragna, provviste di modesti corredi, riferibili ai primi secoli di vita del monastero. Della cassa lignea, in alcuni casi, si conservano ancora i chiodi. Anche l'interno della chiesa aveva bisogno di essere risanato dall'umidità. La pavimentazione moderna è stata rimossa e sono subito emerse le prime testimonianze archeologiche. Nella navata laterale destra, due ambienti, completamente interrati alla fine degli anni venti, costruiti usufruendo di murature preesistenti e utilizzati come cantine fino all'inizio del secolo. Da questi si accedeva alla cripta tramite un passaggio voltato, pavimentato a lastre di pietra. Nella navata laterale sinistra sono state scoperte una serie di sepolture che le indagini hanno consentito di datare ad un periodo anteriore alla costruzione della chiesa. La prima tomba scoperta è stata infatti parzialmente distrutta dal muro perimetrale dell'edificio religioso. Le tombe si presentano a cassa litica, munite sovente di lastre di copertura. Con le lastre, disposte di taglio, erano anche realizzate le pareti, in alcuni casi associate a muretti costruiti con blocchetti di pietra legati da malta. Lo scavo di una sepoltura richiede sempre una cura particolare.
si procede asportando il terreno con bisturi o lame affilate, evitando di spostare le ossa o gli elementi del corredo. Il mantenimento della loro posizione originale permette di recuperare importanti informazioni sul rituale di inumazione e sulle eventuali manomissioni successive. Tutti i dati vengono accuratamente registrati su apposite schede antropologiche. Nella navata centrale si possono vedere i resti di costruzioni precedenti la chiesa, probabilmente coevi alle tombe, di estremo interesse per la ricostruzione delle prime fasi di occupazione dell'area. Grande emozione riserva comunque l'apertura di una tomba. In particolare in questo caso, dove il passaggio dell'acqua ha eliminato il terreno interno, rendendo immediatamente visibili i resti scheletrici, in ottimo stato di conservazione. Tra le architetture tombali, spicca per la sua monumentalità un sarcofago sormontato da un arco in pietra, purtroppo già compromesso in antico. L'ultimo intervento all'abadia ha interessato il corridoio del chiostro, oggetto di una ristrutturazione complessiva sia degli elevati sia degli apparati decorativi. Anche in questo caso il punto di partenza è stata la rimozione della pavimentazione. Trattandosi di laterizi rinascimentali, osservate come la loro asportazione abbia richiesto un'attenzione particolare. Nel terreno sottostante è stata recuperata una grande quantità di reperti: maioliche arcaiche, ceramiche da fuoco, maioliche monocrome e maioliche decorate da motivi in blu e bruno, ossa di animali e utensili in ferro. Il vasellame doveva arricchire la mensa del monastero nella prima metà del XV secolo. A questo periodo risale la ristrutturazione di Carlo de' Medici. Si obliterò così il più antico chiostro medievale, di maggiori dimensioni, provvisto di colonnato e di sedili in pietra per la meditazione dei monaci.
Probabilmente pertinente ad un personaggio di rango, la tomba monumentale coperta da blocchi monolitici, con pareti in muratura addossata al campanile. Attività artigianali venivano sicuramente svolte nel chiostro, come sembra suggerire il rinvenimento di un condotto fumario e di una vasca tripartita per la raccolta dell'acqua. Nel settore sudoccidentale, una serie di strutture in muratura delimitavano ambienti precedenti l'impianto medievale del chiostro. Ad essi è probabilmente da collegare una fornace per la fusione di campane. Riferibili alla stessa area cimiteriale individuata nella chiesa, due sepolture provviste di elementi di corredo. Stupore e commozione si provano nel portare in luce i resti di una donna sepolta con due bambini. Il più piccolo, avvolto in un sudario, decorato da ciondoli in bronzo. Le scoperte risultano complessivamente di rilevante importanza archeologica e permettono di riscrivere la storia non solo dell'antico complesso monastico, ma dell'intero paese di Vaiano, che intorno al nucleo del monastero nei secoli si è raccolto ed espanso. Trova conferma, quindi, l'importanza della Badia, che si pone come uno dei monumenti più interessanti della Val di Bisenzio e che, una volta riportata al suo antico splendore, potrà essere restituita alla comunità come luogo di culto e aggregazione dopo un lungo periodo di degrado.